Il sindacato ha fatto la storia del lavoro e in questi ultimi anni si perde il suo valore, il suo significato, tant'è che tanti arrivano a dire: ma a che cosa serve questo sindacato? Perché il sindacato ha perso quel ruolo egemone di riuscire a catalizzare l'attenzione dei lavoratori? È vero, il sindacato ha perso tantissimo. Io vado nei posti di lavoro e questa è la cosa che mi dicono sempre, che non serve essere iscritti al sindacato, che è sufficiente avere un rapporto, un dialogo con l'azienda. La colpa indubbiamente è nostra, perché non è che possiamo accusare gli altri. Il sindacato, strada facendo, ha sbagliato qualcosa e su questo noi ci dobbiamo interrogare ed è quello che io sto facendo. È vero che ragioniamo in un contesto totalmente diverso, il mondo è cambiato, non siamo più negli anni 70, non possiamo fare più come si faceva allora su un tavolo, sbattere i pugni, noi dobbiamo usare il sindacato in un modo totalmente diverso, cioè noi ci dobbiamo fare sindacato sapendo che il mondo sta cambiando, sapendo che andiamo verso la digitalizzazione, sapendo che abbiamo delle aziende totalmente diverse a quelle che erano una volta. E dobbiamo provare a riavvicinare le persone. Le persone si sono disamorate del sindacato, si sono disamorate della politica, però stiamo vedendo che qualcuno comincia a scendere in campo. Ieri in un'azienda parlavo proprio del fenomeno di questi ragazzi che scendono in piazza per parlare di ambiente. Qualcuno pensa di farli votare a 16 anni. Io sto cercando di capire come fare per farli innamorare del sindacato, ma anche della politica, perché, come dico quando vado nelle aziende, cioè, dobbiamo provare a fare in modo che noi stessi gestiamo il nostro futuro. Quando dico noi non parlo di me perché a un certo punto, diciamo, non sono più a livello di questi giovani, purtroppo, quindi, però vorrei che fossero i giovani a parlare del loro futuro. Cioè noi abbiamo tra i beni più preziosi c'è il nostro lavoro e la nostra salute e sicurezza. Quindi pensare, ovviamente adesso io sto parlando di chi ha un lavoro, perché poi c'è Certo. un mondo tutto da aprire, no? Per tutti coloro che invece purtroppo non lavorano e quindi lì è una cosa a parte della quale magari dovremmo parlare, ma parlando di chi lavora, pensare che un ragazzo giovane decide di lasciare la gestione del mondo, della sua azienda, del mondo dove lavora e della sua salute e sicurezza a qualcuno che nemmeno conosce, che viene eletto perché magari sta in lista, ce l'ha messo qualcuno, cioè una persona della quale non ti fidi, è la cosa più grave che possa esistere, perché noi gli affidiamo il bene più prezioso, noi stessi, perché nelle aziende uno entra e deve essere sicuro di riportare a casa se stesso, di ritornare alla propria famiglia, fare in modo che quegli incidenti che ci sono tutti i giorni non ci siano più. Quindi qualcuno si deve occupare di queste cose e se lo fa un ragazzo giovane che ha di fronte a una vita, gestisce proprio la propria vita, il bene più prezioso che abbiamo e può discutere con l'azienda del suo futuro. Credo che sia una delle cose più importanti. Hai trovato girando per le aziende questa scarsa voglia di impegnarsi e di dire mi metto a disposizione? Sì, la trovo tutti i giorni perché uno dei miei desideri più grandi in qualità di segretario generale è quello di fare di questa organizzazione un'organizzazione giovane. Noi abbiamo questo desiderio, quindi stiamo cercando di inserire delegati molto giovani che vengono formati e che possano essere il futuro della nostra organizzazione. Il problema è che quando io giro nelle aziende e provo a dire a qualcuno queste cose, in linea di massima mi viene risposto: non mi va, non ho voglia, non ho tempo, devo portare i figli in piscina, devo andare a pallone, cioè c'è questo poco desiderio, solo che io non posso credere che il mondo sia questo, no? Cioè, sennò sarebbe Certo. veramente grave, nel senso c'è un mondo di giovani laureati, preparatissimi, anche più di me, per cui insomma dobbiamo forse trovare la molla giusta, forse non abbiamo trovato quella che li porta ad essere interessati, altrimenti sarebbe grave e non è possibile.